Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni, Klaus Kinski e l'incesto. Ecco qua, cari amici, questa è una delle figlie, forse la figlia maggiore dell'attore Klaus Kinski. Moltissimi di voi hanno fatto in tempo a conoscerlo, l'attore Klaus Kinski, che è stato interprete anche di film pregiati. Ha svolto sempre il ruolo della persona malvagia, ma tutto ciò è relativo, tutto ciò è relativo. Il fatto è che ora la figlia maggiore di Klaus Kinski, questa signora, e dice che il suo papà, l'attore Klaus Kinski, l'ha violentata da quando aveva 5 anni, per cui Klaus Kinski non soltanto ha compiuto un incesto prolungato, ma anche un incesto è caratterizzato da pedofilia. Vediamo un po'. A oltre 10 anni dalla morte, sto leggendo dall'odierno quotidiano Corriere della Sera, giovedì 10 gennaio 2013, pagina 23, va bene? Ecco qua, la denuncia: l'altra figlia di Klaus Kinski mi violentava, la figlia maggiore Paula Kinski, questa bella signora di cui vi ho dimostrato l'immagine, ha rivolto al padre un'accusa, c'è scritto eclatante, e qua l'accusa più che eclatante è un'accusa terribile. Quando era bambina, il padre avrebbe abusato sessualmente di lei, sistematicamente, fra i 5 e i 19 anni. Era semplicemente un violentatore di bambini, dice la donna che oggi ha 60 anni e ha deciso di rivelare un aspetto terribile del padre, della personalità del padre orco, per non sentirsi più dire che il suo padre era un genio. Io non ne potevo più di sentirmi dire: tuo padre fantastico, un genio, mi è sempre piaciuto. E dalla sua morte in poi, e questa mitizzazione non è che aumentata. Paula Kinski trova invece che suo padre fosse al cinema esattamente come a casa, non ha mai rispettato gli altri. Il padre diceva a Paula che era normale che dappertutto nel mondo i padri lo fanno con le loro figlie. Attrice di teatro, e Paula Kinski ha scritto anche un libro per raccontare la sua storia, Kindermund, parole di bambini. Klaus Kinski, originario di Danzica, aveva 3 figli, tutti diventati attori. La più famosa è Natassia, sì, probabilmente voi conoscete l'attrice Natassia Kinski. Klaus Kinski è morto nel 1991 negli USA, a 65 anni di età. Ora io, a commento di questa notizia, mi chiedo come ha trascorso gli ultimi anni della sua vita Klaus Kinski, morto a 65 anni di età nel 1991 negli Stati Uniti, perché già nell'antica Grecia si parlava delle erinni, le erinni o eumenidi, poi le erinni poi sono diventate eumenidi, ma le erinni erano le dee preposte a castigare i colpevoli di reati, di misfatti che non erano stati puniti dalla giustizia umana, cioè le erinni, poi diventate eumenidi, dovevano tormentare con i sensi di colpa, con
i morsi dei sensi di colpa, cioè con i rimorsi, coloro che avevano compiuto dei reati ma erano sfuggiti alla giustizia umana. E ora mi chiedo come ha trascorso, se prima di morire ha sofferto dei rimorsi, dei sensi di colpa per Klaus Kinski, perché da quello che io so pare che Klaus Kinski non abbia violentato soltanto la sua figlia maggiorenne Paola, ma pare che abbia violentato anche Natasia, pare. Io credo di aver letto qualcosa in tale direzione. Quindi le Erinni, le Eumenidi, non si possono violare impunemente certe convenzioni. Il divieto dell'incesto è uno dei tabù fondanti della convivenza civile, sia matriarcale che patriarcale. Quindi il fatto che nell'antica Grecia si parlasse delle Erinni o Eumenidi che inseguono il colpevole sfuggito alla giustizia umana e lo tormentano con i rimorsi, con le ferite dei sensi di colpa, ricorda qualcosa che era già stato detto dal buddismo relativamente all'inferno. L'inferno non c'è, ma cosa dice il buddismo? Il buddismo dice: l'inferno non è stato creato da nessuno. Il fuoco di uno spirito che si abbandona alla collera produce il fuoco dell'inferno che brucia il suo possessore. Quando un uomo fa del male, egli accende il fuoco dell'inferno nel quale sarà arso. Eccolo qua l'inferno. Sono i rimorsi, i sensi di colpa. Ecco perché è sempre attuale il mito greco delle Erinni o Eumenidi. E si tenga presente poi che questo tabù dell'incesto violato da questo grande attore era accompagnato anche alla pedofilia, perché in che consiste la pedofilia? È nell'abusare di un minorenne. Qua si parla, dice, sistematicamente fra i 5 e i 19 anni, sistematicamente, cioè Paola Kinski dichiara pubblicamente che il papà l'ha violentata tra i 5 e i 19 anni, quindi incesto e pedofilia. Penso a quello che potrà essere, a quella che potrà essere stata l'ultima fase della vita di Klaus Kinski, tormentato dai rimorsi, perché di certo quelle che i greci chiamavano Erinni o Eumenidi lo avranno perseguitato sino alla morte. Va bene, cari amici, qua mi fermo. Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.